Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Questo video fa parte di una serie di video sui reati che sto realizzando. Se non li hai ancora visti, c'è il link alla playlist sotto nella descrizione. Ti invito poi a iscriverti al canale cliccando il bottone e segnando la campanellina così da poter stare sempre aggiornato sulle ultime novità del canale. E se non hai visto l'ultimo video dove ho parlato dello stato dei componenti di React, qua sopra trovi il link da poter seguire per andare a vederlo. Noi cosa faremo nel video di oggi? Andremo a prendere il componente, il contatore che abbiamo creato l'ultima volta e lo andremo a scrivere in un componente separato. Quindi da app lo sposteremo in un componente contatore. Vedremo come fare a far sì che lo stato dell'applicazione resti comunque dentro ad app. Noi invece andremo a gestire le funzioni, quindi le operazioni, dall'interno del componente counter. E adesso vi faccio vedere un po', perché bisogna vedere un po' le cose, perché qua noi impareremo a passare i metodi ai sottocomponenti. Vediamo come possiamo fare. Allora, la nostra app aveva uno stato, aveva un metodo increment e aveva poi il bottone. Andiamo per prima cosa a spezzare app e creare un bottone, un componente contatore. Allora, class button counter, lo chiamo così, extends react.component, react.component. Poi ho lo stato l'abbiamo lui, no, facciamo che lo stato lo mantiene app questa volta, quindi ci basta far render. Il problema è che noi a render abbiamo un bottone con la chiamata alla funzione di incremento e abbiamo anche poi il valore del contatore. Quindi noi sostanzialmente vogliamo togliere tutta questa parte e avere una chiamata del tipo button counter. Cosa gli dovremmo passare è il valore del contatore attuale, quindi counter uguale a counter. Counter è il nome della proprietà e counter tra graffe è il valore della proprietà che gli stiamo passando. E poi on, diciamo increment, gli passiamo che cosa? Gli passiamo esattamente l'oggetto, questo. Questa funzione che, ok, e passiamo esattamente alla funzione di incremento. Questo vuol dire che tra le props lui si dovrà trovare anche la funzione. Vediamo un pochino cosa fa e se lo troviamo. Allora, dentro al render noi non facciamo nulla se non dire un console.log tds.props. Sappiamo sicuramente che sono passate come props, vediamo se sono passate davvero. Allora, se vado a vedere dentro qua, si lamenta perché button counter not. Ah sì, deve ritornare qualcosa poi il render, quindi ritorna. Vediamo se mi fa ritornare la stringa. Esatto. Allora, questo main.js.riga11 è esattamente il metodo render del button counter. Vedete che ha il contatore col valore 0. Poi ha l'onIncrement, è una funzione. Vedete che c'è function onIncrement, event, return this, che è app.increment. Va bene. Allora, adesso io qui posso fare una cosa di questo genere. Ho quindi dentro a props ho const un counter, l'altro è on increment, uguale a this.props. Ho usato destructuring per assegnare le due variabili, i due valori che mi vengono passati. Infatti sono on increment e counter. Adesso cosa faccio? Posso prendere questi componenti
li taglio e li incollo qua dentro. Devo ricordarmi di metterci un div fuori che li contiene tutti. Ok. Ovviamente qui non avrò da passare tutto questo metodo, anche perché il metodo increment non c'è nel button counter. Gli passo onIncrement, che è proprio la funzione, ma la funzione che sta dentro l'app. E counter, che è il valore che gli ho passato. Allora, io potrei qua, dentro increment, dire console.log app.increment per indicarmi che sto chiamando increment della app. Guardate, così fa, io clicco incrementa e chiama app.increment. Vuol dire che qui sto andando a chiamare qua, quando clicco, sto andando a chiamare un increment che è un metodo definito sulla classe app. Quindi vuol dire che noi, passando le funzioni come ho fatto qua, ai sottocomponenti, possiamo dire al sottocomponente, quando vi si verifica qualcosa, di eseguire una funzione che però verrà eseguita nel componente padre. Questo è molto importante perché ci consente, ad esempio, di avere il counter definito qua e io potrei avere più contatori. Vediamo, se ne metto due, così, ho due contatori. Siccome chiamano la stessa onIncrement e il counter è lo stesso, succede questo. Vediamo se viene renderizzato. Ok, è arrivato. Incrementano entrambi, perché counter è lo stesso e la funzione eseguita all'incremento è la stessa. 2, 3, 4, 5. Quindi vuol dire che tutti i sottocomponenti riceveranno un aggiornamento in parallelo quando viene renderizzato il nodo padre, e questo mi consentirà, ad esempio, di gestire in modo differente eventi. Ad esempio, su una lista di oggetti, quando aggiungo un oggetto alla lista, questo vuol dire aggiungere un elemento in fondo. Se dovesse avere un componente che tiene solo traccia del numero totale di elementi, questo dovrà soltanto fare la lunghezza degli elementi e mostrarmi la video. Quindi operazioni diverse fatte sugli stessi dati. Con questo è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.